Nel tratto di mare tra Ostia e Civitavecchia sorgerà il primo impianto di energia eolica del Mediterraneo, capace di produrre fino a 1000 gigawatt all'anno. Le pale, alte 250 metri l'una, saranno installate a circa 20 chilometri dalla costa. Lo prevede il piano per la Blue Economy approvato dalla Regione Lazio, un passaggio fondamentale per raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione. Ma la scelta di installare il mega impianto anche al largo della spiaggia di Capocotta suscita interrogativi sul possibile impatto su un ecosistema marino particolarmente delicato. Sicuramente è una buona notizia per rispondere agli impegni e agli obiettivi dell'Unione Europea per ridurre le emissioni di gas climalteranti. Quindi va benissimo sviluppare e promuovere le energie rinnovabili, vanno però evidenziate alcune perplessità. Occorre considerare anche la fragilità del tratto costiero in esame rispetto ai fenomeni di erosione, specialmente per quanto riguarda Ostia, ma anche Fiumicino, Fregene. Non sono note le implicazioni, ad esempio, della ridotta velocità del vento e la conseguente quindi miscelazione ridotta sull'ecosistema marino. Va inoltre anche evidenziato un problema di modifica del fondale marino, a causa appunto della realizzazione delle fondazioni delle turbine, della posa dei cavi e della realizzazione delle turbine sottostanti. C'è da capire cosa vuol dire una transizione ecologica. È vero che bisogna vivere anche la transizione in maniera da aspettarci dei cambiamenti che poi sono positivi, no? Perché meglio 20 pale eoliche offshore piuttosto che le ciminiere a carbone o a gas combustibile di Montalto di Castro o di Civitavecchia. È vero che ci sono, insomma, degli studi da realizzare e anche dei punti da rispettare. Le pale eoliche non vanno messe nelle aree protette, non vanno messe in mare dove ci sono le praterie di posidonia soffolta. Per fare una transizione ecologica vera, puntata tutta su eolico e fotovoltaico, bisogna passare anche dall'eolico offshore. Tutti quanti dobbiamo lavorare. E anche la regione deve lavorare in maniera molto più caparbia per ottenere quel risultato, altrimenti noi rischiamo di creare un'anatra zoppa, nel senso che rischiamo di creare lo spazio per mettere pale eoliche offshore, ma nessuna industria che le va, nessuna azienda che le va a produrre quelle pale, perché semplicemente quell'energia non serve, visto che già ce la siamo garantita in produzione da fonti fossili.